Ciao, un saluto da Gabriele Bellelli. In questo video ti parlo del nuovo titolo di Stato che si chiama BTP Futura. Utilizzo la parola nuovo perché questo titolo di Stato contiene delle caratteristiche uniche e innovative che i precedenti titoli di Stato non possiedono. Allora, l'obiettivo del governo, come in occasione della recente emissione dei BTP Italia, è quello di incassare denaro da utilizzare per affrontare l'emergenza coronavirus e per sostenere le spese necessarie a creare le condizioni per la ripresa economica del nostro paese. In quest'ottica, infatti, non è un caso che non è stato fissato nessun tetto massimo, ma sarà soddisfatta l'intera domanda dei piccoli risparmiatori. Le principali novità di questo nuovo titolo di Stato sono sostanzialmente due. La prima è la struttura cedolare, la seconda è il premio fedeltà. Allora, per quanto riguarda la struttura cedolare, la struttura sarà step up, che significa che le cedole, quindi l'ammontare monetario pagato come interesse periodico, saranno crescenti anno dopo anno. L'obiettivo di questa soluzione è di invogliare ovviamente il risparmiatore a mantenere ininterrottamente in portafoglio questo titolo dall'emissione fino alla scadenza. In questo momento in cui ti sto parlando è ancora ignoto il tasso di interesse che verrà pagato da questa nuova emissione. L'ammontare dei tassi minimi garantiti sarà infatti comunicata venerdì 3 luglio. Questo significa che è indispensabile aspettare il prossimo 3 luglio la comunicazione ufficiale del Ministero dell'Economia e delle Finanze per poter effettuare una valutazione sulla convenienza a sottoscrivere questo prodotto finanziario. Per quanto riguarda invece il premio fedeltà, la novità consiste nel fatto che il premio, l'ammontare del premio sarà collegato all'andamento dell'economia italiana. Entrando nel dettaglio, chi manterrà ininterrottamente in portafoglio il titolo dall'emissione fino alla scadenza riceverà un premio che avrà un valore minimo garantito pari all'1% del capitale investito. Però attenzione, la caratteristica saliente però è che questo premio potrà aumentare fino a un massimo del 3% dell'ammontare sottoscritto sulla base della media del tasso di crescita annua del PIL nominale dell'Italia registrato dall'Istat, ovviamente nel periodo di vita di questo titolo di Stato. Tra le altre caratteristiche di questo nuovo BTP Futura troviamo il taglio minimo che rappresenta la quantità minima acquistabile che sarà di 1000 euro, quindi un taglio assolutamente popolare adatto alle tasche di qualsiasi risparmiatore, che è ovviamente l'obiettivo del governo, quello di raggiungere tutti i risparmiatori. La seconda caratteristica è che la scadenza sarà compresa tra 8 e 10 anni, ma ovviamente essendo un prodotto quotato, in caso di necessità sarà possibile vendere questo BTP in ogni momento, per cui non è certo obbligatorio portarlo a scadenza. Il collocamento avverrà direttamente sul mercato MOT di Borsa Italiana, che sarà poi anche il mercato di riferimento per negoziare questo nuovo titolo. Il periodo di sottoscrizione inizierà lunedì 6 luglio e terminerà alle ore 13 di venerdì, sempre 10 luglio. Sarà possibile negoziare questo nuovo titolo di Stato in tutti quelli che sono i classici canali bancari, quindi sia andando fisicamente in banca per chi è cliente di una banca tradizionale, chi invece ha una banca online e quindi lo può fare direttamente attraverso l'home banking. Al momento queste sono tutte le informazioni che il governo ci ha comunicato su questo nuovo titolo di Stato. Ulteriori comunicazioni verranno fornite venerdì 19 giugno, ma soprattutto la vera data su cui puntare i fari sarà quella di venerdì 3 luglio, e quindi quando mancheranno pochi giorni all'inizio della fase di sottoscrizione, quando il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicherà il tasso minimo della cedola. Solo in quel momento, infatti, avremo a disposizione tutti gli elementi per valutare non solo le caratteristiche, che sono quelle che ti ho descritto oggi, ma anche i numeri, come ad esempio il flusso cedolare e il rendimento minimo a scadenza, in modo tale da verificare l'opportunità e la convenienza a sottoscrivere questo nuovo BTP Futura. Tornerò quindi su questo argomento il prossimo venerdì 3 luglio, dove registrerò un apposito video nuovo. Nel mentre ti suggerisco di iscriverti al mio canale YouTube cliccando sul tasto rosso qui sotto con la scritta iscriviti, in modo tale che quando uscirà e sarà online il prossimo video sarai automaticamente avvisato. Nel mentre, ovviamente, se hai dei dubbi, delle domande, sono a completa disposizione e mi puoi contattare sia
al mio indirizzo mail g.bellelli@bellelli.biz che vedi in questo momento proiettato, ma mi puoi trovare anche su tutti i social, in particolare su Facebook, dove ho un gruppo chiuso a cui puoi chiedere di iscriverti. Per trovare il gruppo chiuso scrivi su Facebook Gabriele Bellelli Trading e Investing e puoi chiedere l'ammissione. Per questo video è tutto, io ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti auguro una buona giornata e soprattutto buon investing.